Ed eccoci tornati ragazzi a questo mio speciale dei 1000 iscritti, stavolta nuovamente in Facecam. Che dirvi ragazzi, grazie di vero cuore per tutti questi iscritti che siete diventati veramente molto numerosi. Non pensavo in così poco tempo, in nemmeno un anno, di riuscire ad arrivare a questa soglia importantissima. Che a molti può sembrare anche chissà che cosa, una soglia illusoria, ma non illusoria, magari una minima, una cosa piccola magari per così dire, una piccolezza. Per me invece vuol dire tanto perché, dato che ho dovuto chiudere, non chiudere, ho dovuto cambiare canale, mi sono dovuto spostare e trasferire il tutto, non pensavo di riuscire ad avere questo successo immediatamente, neanche un anno, sapendo il lavoro che ho dovuto fare col vecchio. Però questo vuol dire che almeno il lavoro che ho fatto sul vecchio canale è servito a qualcosa, perché voi iscritti del mio ex canale continuate a seguirmi tuttora, e questa è una cosa che mi fa veramente piacere. E infatti si vede dai video, mi date moltissime visualizzazioni, molti mi piace, molti commenti, molti anche consigli per migliorare i gameplay, come per esempio in Tenkaichi 2, che non dimentico, mi ricordo che quando riuscivo a fare lo scontro con l'analogico delle onde perdevo sempre. Mi hanno dato il consiglio di premere le due che non mi ricordavo, era una vita che non ci giocavo. Quindi, grazie mille a te che mi hai dato il consiglio e spero che ancora mi stai seguendo e stai guardando questo video. Non mi ricordo il tuo nome, può darsi che mi stai seguendo, mi hai commentato tutti i video e neanche me lo ricordo. Però vabbè. Per festeggiare questi 1000 iscritti, ragazzi, io ho voluto fare una cosa speciale, particolare anche. Ho voluto fare un nuovo acquisto, come potete leggere dal titolo. E siccome io nel mio vecchio canale, da chi mi segue appunto dal vecchio, sa che ho iniziato, avevo fin iniziato e finito. Dopo aver detto questo, sicuramente avete capito già tutto. Shin Budokai 1. Siccome me l'hanno richiesto anche qui di fare magari o Shin Budokai 1 e di continuare così via, ho detto vabbè, dai, sì. E guardate, onestamente, ho colto le vostre richieste e ho fatto un acquisto. Quindi adesso, se bando delle ciance, ciancio le bande, procediamo all'unboxing. Ok, perfetto, cambio di inquadratura e tutto il resto. Allora, intanto mi è arrivata con questa scatola, onestamente non faccio vedere, non si sa mai. Allora, vediamo cosa c'è al suo interno. Allora, per prima cosa troviamo il caricabatterie. Ovviamente sembra come quello della mia PSP, quindi non penso che cambi molto. Lo possiamo spostare. Poi, nella confezione c'era anche il cavo, il caricabatterie per la macchina. Eccolo qui. Bello, veramente bello. Il motivo anche per cui ho acquistato questa console da questo venditore, che è questa qui. Aspetta un attimo che adesso lo srotolo, lo slovovo. Eccolo qui. Aspetta un attimo, un po' di pazienza che srotoliamo il tutto. Eccolo qui. Il cavo component per la PSP 2000. Eccolo qui. Ok. E anche questo, l'avete visto, guys. Guys, e adesso bando alle ciance, ciancio alle bande, togliamo la console. Eccola qui. Allora, eccola qui. Le alziamo così la potete. Però non vedete, la scritta è Sony, PSP e tutto il resto. Allora, procediamo ad aprire. Allora, come prima cosa, all'interno della confezione troviamo un gioco in aggiunta, che è Need for Speed Carbon Around the City. Eccolo qui. Ok. Perfetto, allora vediamo intanto se all'interno. Ovviamente qua manca un fermo, quindi è giusto, per questo il dischetto pende, però vabbè non fa niente. E poi cosa c'è? Cosa c'è? Vediamo un pochino. Ovviamente i soliti manuali di istruzioni che non vi illustro, onestamente ce ne sono ancora, sì. Aspetta un attimo che li tolgo via tutti così. Ancora, eccoli qui. Vediamo se ce ne sono ancora. No, ok, non ce ne sono più, perfetto. Il cavo USB, che come potete vedere funziona anche da alimentatore. Vediamo se riesce a fare a fuoco. Vediamo se mette a fare la messa a fuoco, però non penso. Vabbè, comunque, ecco, questo qui è il caricatore. Basta collegare questo qui, il cavo USB alla PSP, assieme a questo, mentre è attaccato al computer, ricarica appunto la PlayStation. Quindi non. No, sto provando a vedere se mette la messa a fuoco, però non la metto. Vabbè.
Comunque questo. E adesso un'ultima cosa, c'era in allegato che stavo per dimenticarmi. La cosa più figa di questa. Togliamo un attimo qui. Onestamente. La devo fare prima. Vabbè. Lasciamo stare. Eccola qui. Questa è stata una cosa veramente carinissima. No, qui si apre, mi sa sì. No, di là. Era di là, era giusto. E apriti. Dal contrario. Aperto. Ok. La PSP GoCam che serve magari per i giochi come Invisimals o quant'altro. Questo me l'ha fatto, l'ha messa a fuoco. Guardate che stronzo sta per questa cellulare. Beh, comunque ha una risoluzione sia in fotocamera che in videocamera di 480 pixel massima, che è l'unica messa in risoluzione, e la togliamo, che questo onestamente non so che farmene, però vabbè, non fa niente. Ok, adesso passiamo al pezzo forte. Aspettate che sposto un attimo la scatola, così c'è un po' di spazio in più. Allora, intanto questa qui la occultiamo, perché troviamo all'interno, non troviamo solo la console, troviamo anche un adattatore Sony per memory stick. Ok, troviamo una seconda memory stick Sony da 2 giga e ovviamente la console. Intanto mi vedo anche in controluce. Ciao, lol. E ovviamente la PSP ha un'altra memory stick già all'interno, appunto, la facciamo vedere da 1 giga. Ecco qui. Onestamente ragazzi, inizierò con Shin Budokai nuovamente, facciamo vedere quando è accesa anche. Inizierò con Shin Budokai e poi riprenderò con, penso con Coso. Farò Shin Budokai 2, Another Road, poi Tenkaichi Tag Team e ovviamente poi tutti Naruto. Deve vedere molto, vabbè, si vedeva bene, va bene la console, ovviamente poi devo cancellare i dati che non mi servono a niente. E, che dire di più ragazzi, questa è stata l'unboxing, quindi sapete anche i titoli che farò. Farò tutta la trilogia anche, come potete vedere la console, scusatemi, è tenuta in ottime condizioni, se non fosse per qualche graffio che si vede magari in controluce, potete vedere da qui. Ma per il resto, per essere una console usata, è tenuta veramente, ma veramente bene. È in ottime condizioni. Comunque, stavo dicendo, appunto, farò la trilogia di Ultimate Ninja Heroes, farò Impact, anche, non so se fa parte della Heroes Saga, però vabbè. E farò forse Kizuna Drive, ma non sono sicuro perché non è una saga che mi appassiona tanto. Vabbè, dopo questo unboxing passiamo ai saluti finali. Ciao! Cioè, ovviamente i saluti finali che vedete adesso. Ok, allora ragazzi, l'unboxing si conclude qui. Spero che vi sia piaciuta questa mia idea. A breve vedrete, come ho già detto nell'unboxing, i soliti giochi: Tenkaichi Tag Team, Shin Budokai 1 e 2, Another Road, Ultimate Ninja Heroes, la trilogia più Impact. Sono ancora indeciso su Kizuna Drive perché non è un gioco che mi abbia appassionato molto, per questo sono ancora indeciso. Comunque vi ringrazio nuovamente per i 1000 iscritti e ci tengo a ringraziare tre persone che volevo ringraziare nell'unboxing, però per accelerare i tempi ho detto vabbè, li ringrazio così in Facecam, sarà meglio magari. Allora ringrazio tre persone in particolare perché sono state veramente come si dice, la mia roccia, il mio sostegno, che sono Andrea Vaniz, che è un'amicizia con Andrea che dura da 4-5 anni all'incirca, quindi sono un bel po' di anni che ci conosciamo. E mi è stato sempre di supporto, mi ha sempre aiutato quando avevo bisogno di qualsiasi cosa, o per il canale o per altri motivi della vita normale, della vita reale, tra virgolette. Lo ringrazio veramente di vero cuore. Andrea, so che magari non mi sono fatto sentire molto spesso, ma ti ho già spiegato le varie motivazioni che per lavoro, palestra e altre complicazioni non mi sono potuto far sentire se non magari per i video o per altro, magari raramente mi facevo sentire e questo mi dispiace molto perché in effetti noi ci sentivamo molto, molto di più ci sentivamo prima, però vabbè, spero che questa amicizia che si è, diciamo, che è nata, continua e rimanga nel tempo invariata anche. Poi, chi c'è più? Ovviamente non potevo dimenticarmi del giocatore number one di Storm 3 nel mondo, in the world, of the world, SimoRollo91, battezzato da me, nuovamente, ribattezzato, scusatemi, SimoPro91.
Perché Simo Pro 91? Perché lui è un pro, fa un bucio di culo così, detta, vabbè, non so, mi ricordo che diretta, però vabbè, a tutti gli spammer, tutti quelli che rimangono a distanza, tutti, vabbè, avete capito, tutti i giocatori più nabili di Storm 3. Non voglio offendere nessuno, per carità, nabili nel senso chiuso gli spammer, vabbè. Poi, la verità, non voglio offendere nessuno, voglio avere dislike per questo, però ci tengo a ringraziare perché io Simo l'ho visto anche crescere. Col canale, mi ricordo che l'ho conosciuto quando, se non sbaglio, aveva iniziato Storm Generation. Ancora aveva Lisicap. Adesso guarda, Simo, hai un bel po' di iscritti e sei riuscito anche ad acquistare la VeriMedia Game Capture 2. Che cosa vuoi di più? Spero che continuerai a crescere anche tu perché, onestamente, le tue idee sono ottime. I video mi piacciono moltissimo, i tuoi mi diverto sempre a guardare su tutto i ranked. Ma anche i Waltrum, anche i Ranked mi piace per fare quando gli fai il culo alle persone. Persona di quelle che crescerà molto bene, piano piano, ma crescerai, sì. Poi non potevo dimenticarmi del mio grafico, che non è solo un grafico, anche un come Andrea e Simo, è un confidente, un amico. Sto parlando di CyberOrnet. Come potete, vabbè, avete potuto vedere la grafica nuova del canale, sicuramente, chi mi segue da un bel po', che io non avevo neanche aggiornato la grafica, nel senso prima che non facesse Ornette, perché onestamente non mi veniva tanto bene, cioè la facevo giusto così, in una maniera arrangiata, diciamo, giusto per averla. E ha fatto la grafica per il canale, l'avatar, la pagina di Facebook la intro e il logo. Ti ringrazio veramente tanto, sei stato veramente un amico, ci conosciamo da poco, però ti considero un amico con cui mi posso confidare, con cui posso, so di aver stretto una bella amicizia, però c'è una cosa, certo sei un bravo grafico, per carità sei bravissimo, anzi i tuoi lavori sono eccellenti, però a giocare a Need for Speed proprio non ce la fai, non ce... come fai a farti catturare con un R8? Come fai? L'R8! Con l'SL, non voglio dire l'SLS, l'hai distrutta. La Lamborghini pure c'è. Ma cosa cacchio guidi? No, parte gli scherzi. Sei bravissimo, continua così, i tuoi video di Need for Speed mi fanno morire dalle risate. E niente, è questo ragazzi. Vi ringrazio per i primi iscritti. Vi ricordo le solite cose, potete comunque iscrivervi al canale, mettere piace, pagina Facebook, su Twitter. E di andare su G2A se volete acquistare giochi e abbonamenti. E noi ci vediamo al prossimo video speciale. Ciao!